Salve a tutti, oggi Tiago di Sita, oggi recensiamo armi illegali, non mi ricordo come si chiama l'utente. Ora vediamo subito. Spero che la missione non sia difficile come quella precedente, perché mi ha fatto veramente sudare. Era veramente difficile. Ora vediamo questa. Armi illegali. Creatore è? Chi è? Jeans. Jeans. Entra in ufficio e vedi se il capitano Fox ha lavoro per te. Ok. Vai a parlare con il capitano Fox. Capitano Fox urla. Dove cazzo le avete prese quelle armi? Jack Morris, che cazzo succede? Militare 1, cerchi di farlo parlare. Io la riterrò responsabile per qualsiasi cosa. Non sono riuscito a leggere. Vabbè, va bene. Arrivederci. Assomiglia un po' alla mia missione, quella nella storyline. Diciamo il personaggio, no? L'ambientazione. Comunque è fatta bene finora. A quanto I'll put some sequins on ho my capito, helmet. devo andare a parlare con sto coglione. Ok. Hai sentito perché non ti prepari questa volta? C'è una squadra militare sul posto. Prende divisa e le armi. Però divisa e alle armi si scrive staccato. Comunque. Finora. Anche a dove cazzo devo andare? Ah, qua. Ok. Bene, vai al parcheggio. Ah, ora sono puleschi. Bellissimo. Che cazzo è che spara? Ma. Bella questa. Ok, supporta la squadra militare in questa missione. Ok, andiamo. Dov'è? Dov'è che devo andare, anzi? Dov'è che devo andare? Dov'è che devo andare? Ok, a doverci. Bene, andiamo. Andiamo a doverci. Andiamo di qua. Siamo quasi. Ok, qua c'è la squadra militare. Ho capito, devo andare di qui. Devo usare queste cose come scala, anche se ci sono le scale comunque, quindi era meglio utilizzare le scale che queste cose qui. Comunque, andiamo qui nella squadra militare e andiamo. Bene, mi piace questa missione. Ah, una K47 a posto. Bello. Mi piace, già questa missione mi piace. Benissimo. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Si spara, già mi piace. L'ambientazione è fatta bene. Errori non ne ho visti più tanti, quindi. Che cazzo succede là? Si apre e si chiude, perché si apre e si chiude? Questo secondo me è un bug. Perché si aprono e si chiudono le porte? Non ho capito perché le serrande, le porte si aprono così in modo casuale. Ma vabbè, non importa. Oddio. E ora? Oh, Gesù! Mi hanno fatto spaventare. Ecco il boss di questi terroristi, uccidilo assieme alle sue guardie. Oddio. Inoltre i militari hanno fatto esplodere il cancello e stanno entrando. Bene, mi piace questa missione, è fatta bene. Chi è?
pare che fuori avevo visto un cuore e un'armatura, quindi me li prendo subito. Oh cazzo. Muori. Non muore. Ok, è morto. Oddio, ce ne sono altri. Quanti cazzo ce ne sono? Lo so che devo andare dentro a eliminarli, però io elimino pure questi. Che cazzo ne so io? Bella missione, mi sta piacendo comunque. Andiamo dentro, forza. Cazzo fa? Ma state dentro e non rompete i coglioni. Oddio. Ok, è morto. Adesso andiamo fuori. Anche se c'è questo bug qui delle serrande e le porte che si aprono e si chiudono continuamente, non capito perché. Boh. Comunque, finora mi sta piacendo. Chi è lui? Muori. Muori pure tu. Ce n'è un altro. Ah, altri due ce ne sono. Li ho visti. Bella, bella, mi sta piacendo. Complimenti al creatore Giz. Pare che si chiamava. Ok, qui ci sono i militari. Ok. Vai a dire al capitano Fox che hai finito. Ok, andiamo. Non è necessario che vengano quei militari, che mi rompe il cazzo. Andiamo semplicemente a dire che abbiamo finito. La missione è carina, mi piace. Per dare un voto do 9. Anzi, no, 9 no, è troppo. 8 e mezzo. Non do 9 solo perché c'era quel bug delle serrande, delle porte che si aprivano e si chiudevano continuamente, non ho capito perché. Altrimenti la missione era fatta benissimo. Dove cazzo sto andando? Dove cazzo sto andando? Devo andare su, non giù. Certe volte sono proprio ridicolo. Andiamo. È qui. Bene, ce l'abbiamo fatta. Vai a parlare con il capitano Fox. Quindi non è ancora finita. Capitano Fox, vedo che sei di ritorno, quindi presumo che sia andata bene la ritata. Sì, perfetto, adesso vado a casa. Vai a posare la divisa e le armi. Bene. Vai a casa. Andiamo a casa. Bene. Missione completata. Davvero bella. Come ho detto, ho dato un mio voto 8 e mezzo. E ho spiegato pure perché. È una delle missioni più belle che finora abbia recensito. Devo dire la verità. Ce ne sono state più belle. Ma questa è tra i primi posti. Comunque, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, poi commentate, iscrivetevi e guardate anche gli altri video.